Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Il 10 e 11 agosto 2024 siamo stati partner del festival Voci sotto il vulcano, contest di cantanti emergenti che si è svolto nella splendida cornice di Piazza Umberto ad Adrano, in provincia di Catania. Il direttore artistico Enzo Sangrigoli, editore di Radio Flash, esprime gratitudine nei confronti dei partner ed enorme soddisfazione per i risultati ottenuti, anche a livello di pubblico. Questa seconda edizione di Voci sotto il vulcano ha infatti dimostrato l'importanza dell'evento non solo a livello regionale, ma anche nazionale, offrendo un palcoscenico di rilievo per talenti emergenti da tutta Italia. Oltre 40 cantanti si sono sfidati, rigorosamente dal vivo, nelle due serate di sabato 10 e domenica 11 agosto. Trionfatrice dell'edizione 2024 di Voci sotto il vulcano è stata la cantante filippina Mae Guerrero, primo posto assoluto e, come se non bastasse, anche vincitrice del premio Critica Voci.fm, il sito delle voci, per originalità e padronanza tecnica. Il premio della critica Vox Hill è stato assegnato a Lucia Del Piano, che si è distinta per la brillantezza del tono vocale e per la straordinaria capacità di trasmettere emozioni attraverso il canto. Un riconoscimento importante nato dalla collaborazione tra il festival Voci sotto il vulcano e Vox Hill Voce Gola, integratore alimentare a base di erisimo, ingrediente di origine naturale per il tono della voce. Il trapanese Mark in the Dark è stato premiato con il riconoscimento Radio TV Web, mentre il duo palermitano Paraonde ha guadagnato l'accesso al prestigioso palco del May 2024 di Faenza. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.